Ciao amici di Outdoor Live, siamo qui in Bignami per l'esposizione nazionale dei prodotti e oggi vi porteremo a fare un giro in mezzo alle novità di quest'anno. Partiamo con un oggetto assolutamente esclusivo, cioè questo arco della Behr in serie limitatissima, 250 esemplari. Questo è il numero 233, come riporta la cifra scritta a mano direttamente sotto l'impugnatura, ed è dotato anche del suo fodero personalizzato che riporta la serie a cui appartiene e il numero dell'arco stesso. Un oggetto estremamente bello, funzionale, semplice e di gran lusso. Da Archery Company invece abbiamo un'intera linea di archi per tiro da cavallo, una ulteriore branca di quello che è il tiro istintivo, e che addirittura sono sprovviste addirittura di rest per la freccia e per l'appoggio semplicemente del pollice. Praticamente l'impugnatura è nuda, molto semplice, e sono fatti per un tiro istintivo e indubbiamente vintage. La Ten Point, una bellissima balestra dalle prestazioni incredibili, la Nitro 505 Moss Green in questo caso, poi c'è anche la versione Oracle che è camo, ed è dotata anche di un cannocchiale Barris dedicato all'utilizzo della balestra con tanto di telemetro integrato, di più penso che non si possa desiderare. Sono balestre estremamente performanti e caratterizzate da una velocità molto elevata. Il nome 505 infatti corrisponde ai piedi al secondo che queste signorine qui in carbonio fanno una volta uscite. Dalla AK abbiamo la Sage 300, che è un'evoluzione del precedente modello, che era a semplici flettenti non carucolati e che era dotata per giunta del simpatico quanto famoso caricatore. Questa condivide con quel modello lo stesso sistema di caricamento che consente di caricare la balestra semplicemente armando questa leva di caricamento. In questo caso è monocolpo, ma sembra che sia in sviluppo una versione sempre caricolata col caricatore. Ma sempre da AK, adesso vi farò vedere qualcosa che voi non avete mai visto. Praticamente i fan di qualsiasi film un po' non tanto di livello apprezzeranno questo oggetto meraviglioso. Si tratta di un arco compound dotato di caricatore, quindi è possibile sparare, tra virgolette, lanciare a ripetizione. E niente, non posso aspettare di recuperarlo, scusate. Si carica fino in fondo, finché non si ingaggia quello che sostanzialmente è il sistema di rilascio, e si tira fino a completa estensione. È dotato di un mirino tutto rosso. Si ritorna in avanti e siamo di nuovo carichi. Facciamo un triangolo. Ultimo colpo nel caricatore. Beh, strappato. È una delle cose più belle del mondo. Vediamo ora il caricamento di questo arco assolutamente eccezionale. Usa frecce da 15 pollici dedicate, perché come vediamo ha degli intagli che le consentono di essere prese nel recesso all'interno, e due sole alette per poter essere meglio impilate all'interno di quello che è lo pseudo caricatore. Una volta inserite, prendiamo quella che funge da molla dell'elevatore e gioco è fatto, e si è pronti per lanciare più volte. Nell'ambito del tiro accademico, del tiro a segno UITS o ISSF, se vogliamo, la Walter Arms presenta una nuova divisione che consente di fare lavori custom personalizzati sulle carabine da competizione. Invece, dal punto di vista puramente tecnico, c'è una nuova carabina della Walter ad aria compressa, la Monotec LG400, che è caratterizzata da avere un'azione monoblock,
barrel block, perdon. Il barrel block infatti consente di vincolare la canna al calcio mantenendo l'azione sospesa e flottante. Una filosofia opposta al classico bedding, ma che sta incontrando un particolare favore tra gli sportivi, e questo ne è un esempio. Il servizio di personalizzazione si diffonde anche nella sezione armi corte della Walter. Abbiamo infatti queste LP500, alcune personalizzate. Inoltre, sia per la divisione P10 che carabina libera e C10, è disponibile lo scatto elettronico sviluppato da Walter, che con una sola ricarica consente ben 6.000 colpi di autonomia, e comunque in pochi minuti di ricarica si può tranquillamente completare un'intera competizione. È ora di andare di sopra a vedere le armi da fuoco. Con l'arrivo del 9x19 è arrivato anche l'allestimento più completo della serie P10, cioè la P10F o RSR, che serve per Optic Ready e Suppressor Ready. Appunto, avendo la volata filettata, consente di montare dispositivi in volata suppressor dove possibile, e essendo Optic Ready può montare mirini ottici tipo Red Dot direttamente sul carrello. Lo scatto è quello sempre classico, bello corto, che sempre, mi è sempre piaciuto della CZ P10. È un allestimento molto particolare, vediamo anche le mire sono di tipo alto per poter passare oltre il silenziatore. Un allestimento sicuramente accattivante e alla moda, che mi piacerebbe poter confrontare con la versione standard. Altra notizia interessante è che Safariland, che è istituita da Bignami, sta presentando delle nuove tipologie di fondine, sempre con sistema di chiusura ALS e ulteriore protezione anche per il Red Dot. Per esempio, questo addirittura è fatto apposta per l'Acro Aimpoint, e sta sviluppando modelli nuovi che saranno compatibili anche con CZP10 e, pensate, Walter PDP, che stiamo provando. La Ruger American Pistol è una strike fire non tanto conosciuta, perché la fama è stata oscurata chiaramente dalle classiche striker. Questa è la versione in calibro 45 CP che fino ad oggi era disponibile sul mercato nostro, ma grazie all'avvento del 9x19 sarà presto disponibile la versione 9 mm che è praticamente identica, eccetto naturalmente il calibro, e vedremo che tipo di spazio riuscirà a ricavarsi in mezzo al mercato delle strike fire. Fino ad oggi era soltanto con canna da 16 pollici disponibile per il mercato italiano, ma adesso abbiamo la possibilità di avere la MPX vera e propria con canna da 4 pollici e mezzo, se non erro. Le caratteristiche sono le stesse, con la manetta d'armamento tipo AR-15. Dalla finestra d'espulsione possiamo notare la testina rotante, che tradisce la natura di quest'arma, che è l'unica SMG o PCC che è a recupero di gas e a pistone a corsa corta, che è una cosa particolarmente unica e che Sig Sauer è riuscita a far funzionare. Calcio collassabile, dotato di brace, che però è sostituibile tranquillamente. Questo è dovuto alle normative americane in fatto di SBR, e i caricatori estremamente ben fatti in polimeri ma con labbra in acciaio, in modo tale che sono, penso, la cosa più affidabile di questo mondo. E lo scatto è un teammate veramente corto. Un'arma non per tutti, ma che sono sicuro piace a tutti. E anche qui il 9x19 è arrivato, principalmente per la versione S1 della Scorpion Evo. Questo è un modello particolare disponibile con due lunghezze di canna, il 9x19, vediamo 16 pollici entrambe, ma con una differenza sostanziale. Questa è la versione standard, dotata anche di freno di bocca, mentre questa è una versione particolare che ha un manicotto che simula quello che è il silenziatore nella versione che è venuta in America e che sta all'interno del guardamano. Una soluzione simpatica che però non la rende assolutamente pesante, perché si tiene tranquillamente su con la mano. Le caratteristiche sono le stesse della Scorpion Evo 3 normale, tranne l'aggiunta di una calamita nel calcio per poterlo tenere meglio in sede quando è in chiusura, senza bisogno di fargli fare lo scatto.
una carabina che nasce per le competizioni di PCC, per il tiro dinamico, e che già nella versione canna corta ha una precisione incredibile, e sarebbe bello vedere se l'ulteriore lunghezza di canna fornisce prestazioni ancora superiori. Negli ultimi anni la PRS, soprattutto in calibro 22, si è diffusa anche nel nostro paese finalmente, un trend che viene dagli Stati Uniti ma che finalmente prende piede anche qui da noi. E la Savage ha realizzato questo allestimento dedicato a questo tipo di competizione, caratterizzato, oltre che dalla calciatura in alluminio regolabile, da una canna rivestita in carbonio, il che non ne compromette la rigidità ma ne diminuisce veramente tanto il peso, anche perché consideriamo che è una canna pesante con un diametro molto piccolo, quindi tanto metallo. Lo scatto è il classico AQ-Trigger della Savage, molto corto, sì lo so, non bisogna scattare a secco con le 22, ma per oggi ce lo facciamo passare. Manetta d'armamento maggiorata, impugnatura della MDT, come vediamo come poi è la calciatura, anche se è marchiata Savage, e calciatura regolabile. Sarebbe veramente tanto interessante poterla testare a quelle distanze a cui di solito le 22 non si spingono. Grandi novità da Zeiss, in particolare il rinnovamento di tutta la gamma V8, che adesso si chiama V8RS e che oltre a avere un rinnovamento dal punto di vista del diametro del tubo, che non è più da 36 ma bensì da 30 o 34 in base al modello, ci sono anche nuovi modelli. Vediamo infatti che abbiamo un 1.18x24 da battuta, poi andiamo per il 2.8x20x56 che stiamo testando, e infine l'ammiraglia con il tubo da 34, il 4.8x35 per ben 60 di lente frontale. Una nuova gamma con misure più standard, ma sicuramente con un livello qualitativo, se non pari, probabilmente superiore alla serie precedente. Insieme a questi cannocchiali di stampo puramente venatorio, viene fuori anche il cannocchiale per tiro tattico LRP, il 3.18x50 con tubo 34, e come vediamo con torrette tattiche dedicate alla manipolazione in velocità e con guanti per un utilizzo militare. Bei click, morbidi manette di sostegno. E a dimensioni molto molto compatte. Sig Sauer ha aggiornato il suo BDX, la sua linea di BDX, qui lo vediamo sul 530x56. Le caratteristiche dei nuovi modelli si possono vedere a colpo d'occhio, basti pensare che l'antenna non è più sotto al domo torrette ma è stata spostata qui sopra l'oculare, infatti noi vediamo, antenna Bluetooth che capisce i dati dall'applicazione. La batteria è stata spostata qui e il reticolo è più fine, i riferimenti puntiformi che ci consentono di dare le correzioni sono raddoppiati, in più si illuminano soltanto i punti senza la linea e, cosa ancora più importante, ci sono stati creati dei gruppi di munizioni all'interno di quella che è la personalizzazione per aumentare quelle che sono le chance di azzeccare la curva balistica più vicina alla nostra munizione. Un binocolo può sembrare qualcosa di molto semplice, molto banale, ma per Zeiss non lo è, e ce lo dimostra un'altra volta rinnovando la serie SF con la SFL. Vediamo il confronto infatti qui, questo è l'SF Victory e questo è l'SFL, modello 10-40, disponibile anche 8-40, notiamo le dimensioni più compatte e un design più semplice e più regolare, bello compatto come potete vedere, estremamente leggero ma con una resa ottica sbalorditiva, sembra di essere leggero. Sig Sauer quest'anno ci presenta qualcosa di particolarmente unico nel panorama delle ottiche d'osservazione ed è lo Zulu 1642. Ora penserete, un binocolo che sostanzialmente è un binocolo con 16 ingrandimenti è una cosa abbastanza difficile da gestire, perché noi ci muoviamo, più sono gli ingrandimenti e più noi andremo ad avere un'immagine tremante, ma non grazie a questo innovativo sistema di stabilizzazione dell'immagine motorizzata elettronica. Basta semplicemente schiacciare questo switch e automaticamente i due oculari si muoveranno in maniera autonoma per mantenere
l'orizzonte e avere un'immagine stabilizzata. Io posso avere la mano che trema quanto voglio, ma l'immagine rimane chiara e nitida. La tecnologia che viene dalle telecamere applicata a un binocolo, che per giunta è estremamente leggero, è veramente veramente qualcosa di nuovo e molto molto interessante. Sarebbe bello provarlo in uno scenario più impegnativo. Una novità molto interessante, della quale c'è sempre un sacco di richieste ultimamente, sono le valigie della Plano, che Bignami adesso è in distribuzione. Notiamo ci sono di varie fogge e soprattutto abbiamo la scelta di quelle che sono i tipi di schiuma, dalla classica bugnata a invece la cubettata personalizzabile, che io preferisco e che dà la possibilità di ricavare uno slot personalizzato per tutto quello che noi dobbiamo metterci dentro. Tutte quante quelle di una determinata serie, in particolare questa, hanno una valvola pressurizzata per gestire la pressione all'interno e quindi sono tranquillamente aviotrasportabili. Eccoci giunti alla fine di questo piccolo reportage sulla presentazione di Bignami sui prodotti del 2021. Speriamo che vi siano piaciuti e non vediamo l'ora di proporveli qui su Outdoor Life.